Ciao Roberto, partiamo da questi incontri alla Casa del Jazz, Masters of Jazz, sicuramente un titolo molto importante. Beh sì, anche perché parliamo veramente di grandissimi maestri. Questa collaborazione con la Casa del Jazz è nata l'anno scorso perché sono stato invitato a presentare il progetto Domingus Cuernavaca, che poi tu conosci in sestetto, per l'anniversario, cioè la Casa del Jazz festeggia ogni anno il suo compleanno. Poi da lì è nata anche l'idea di poter proporre degli incontri e devo dire insomma che ho trovato il favore di Luciano Lizzi e dello staff della Casa del Jazz, e con grande piacere abbiamo approntato questo progetto. Tra l'altro mi dicevano che è la prima volta che gli viene proposto una serie di incontri proprio sui personaggi singoli e non sugli stili, su discografie, insomma era un qualcosa di nuovo anche per loro. E la cosa è iniziata da metà gennaio, e per cui abbiamo già fatto 5 di questi incontri, adesso lunedì ci sarà il sesto, e anche con una mia certa sorpresa sono molto frequentati, la sala è sempre piena, quasi piena, insomma non è tutto esaurito proprio, però insomma notevole seguito di pubblico, e questo non può che farmi piacere, anche perché sono di lunedì sera alle 19, spesso piove perché siamo a gennaio e febbraio, invece poi gli appassionati arrivano e devo dire che insomma appunto l'atmosfera è ottima. A questo punto bisogna svelare i nomi dei tre maestri del jazz ai quali sono dedicati gli appuntamenti. Ho proposto un 3x3, per cui sono tre incontri dedicati prima a Jerry Mulligan, che è un grandissimo, anche un po' dimenticato purtroppo, perché rimane appunto, dato gli anni 50, il più grande musicista in quel momento, almeno diciamo come successo e come risposta, come guadagni, come esposizione, come progetti. Gli ho dedicato i primi tre incontri, siamo partiti con un progetto che poi coinvolge altri nomi fondamentali della storia del jazz, perché era diciamo la genesi, gli sviluppi di Bert of the Cool, cioè da dove è arrivato, la sua realizzazione e che cosa poi ha lasciato in seguito. E poi Chet Baker e Jerry Mulligan chiaramente non poteva mancare, e poi una puntata a cui tenevo molto, che è quella sulla Concert Jazz Band, che è un'orchestra che Mulligan diresse all'inizio degli anni 60, straordinaria, una delle migliori orchestre che il jazz abbia mai avuto e di cui non si sa molto, tant'è vero che poi appunto molte delle persone che hanno seguito l'incontro sono rimaste veramente colpite, credo che molti saranno andati a documentarsi poi appunto a trovare i dischi di questa meravigliosa orchestra. Fa seguito Charles Mingus, che è in pieno corso, anzi abbiamo fatto i primi due incontri, uno era sul giovane Mingus, la parte californiana, che questo poco conosciuta ma fondamentale per chi ama questo personaggio, perché poi ci si rende conto che le radici della musica di Mingus ci sono tutte, forse manca l'elemento boppistico che arriverà poi dal 52-53 quando Mingus si sposta definitivamente a New York, però dal violoncello alla musica classica, alla musica messicana, il rhythm and blues, e tantissime influenze sono già in opera, e Mingus insomma le fa sentire tutte nelle sue musiche, già sono in alcuni casi assolutamente visionarie. Poi chiuderemo con un ciclo invece di tre incontri dedicati a un altro master, appunto un altro maestro del jazz, che è Thelonious Monk, e lì il taglio sarà in parte cronologico ma in parte legato alle etichette che poi hanno creduto in questo personaggio, dagli esordi con la Blue Note, con le prime collaborazioni, e poi tutto il periodo cosiddetto Riverside, che vede l'affermazione di Monk, l'uscita dal buio insomma in cui era rimasto per molti anni, e per finire poi con la consacrazione definitiva del periodo Columbia, sono gli anni 60, in cui appunto Monk ormai è un personaggio famoso in tutto il mondo, fa tour continuamente e dà una grande attenzione intorno a sé come personaggio e come musicista. Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissato di raggiungere con Masters of Jazz? Ma guarda, come sai io faccio anche molta attività didattica, oltre a quella concertistica, produttiva, divulgativa in generale. Questo vuol dire che questi autori li tocco molto spesso, ma in un ambito più tecnico, nel senso che quando poi tengo un corso in un conservatorio o in un masterclass o un seminario, vi dicendo, chiaramente c'è un approfondimento anche proprio tecnico, è rivolto essenzialmente a musicisti. Il problema che mi sono posto nell'organizzare un po' questi incontri era di, da una parte, di poter parlare un po' a tutto il pubblico, per cui non solamente chi sa discernere la chiave di violino, la chiave di basso o le sigle armoniche, ma anche l'appassionato e devo dire anche proprio la persona curiosa, perché mi sembra molto importante avvicinare al jazz le persone che sono strane, più che continuare sempre a foraggiare un piccolo circuito insomma, e per cui mi sono posto seriamente il problema appunto di trovare un modo di comunicare le cose che potesse avere comunque
insomma, potesse soddisfare più palati, per cui dall'appassionato allo studente, dal musicista professionista al curioso, poi semplicemente. E credo di aver trovato un equilibrio per cui tra l'aneddotica e l'analisi, e di anche comunicare, diciamo, quali possono essere gli strumenti d'analisi anche per chi è meno dentro le cose del jazz e più conoscere un blues, una forma canzone, come questi personaggi hanno operato all'interno della loro musica. E poi con qualche piccolo dettaglio tecnico, ma senza le proiezioni di partiture o di esempi musicali, come si può fare appunto in un ambito strettamente più didattico. Le risposte credo che siano buone. Adesso non vorrei sembrare presuntuoso, perché sempre non è bene dirlo da solo, insomma. Però una cosa, insomma, che mi convince che poi tutto questo sta funzionando abbastanza bene è che il pubblico non solo è abbastanza numeroso, ma rimane anche fino alla fine dell'incontro.